Visto che siamo al porto, approfittiamone per studiare le complessità del codice marittimo. Un'altra volta, Chase. Oggi scortiamo una spedizione del governo fino al laboratorio di... di Doc. Ecco, ci siamo, bro. Diamoci alla tecnologia. Ci pensi tu a distrarli con le onde sonore? Aiuto! Resista, signor Banti! Fermatevi e restituite il manoppo! Capo, sta visibilmente perdendo fluidi. Qualche problema? Niente di grave. Ho solo il raffreddore. Vuole che abbassi il finestrino per farlo uscire? Quell'auto di pattuglia va come una lumaca. Le manca il carburante. Routine patrol with four bats and stasis. He's like a hulk in the strangest of places. Earth was their home, now and in addition, Optimus Prime gave them this mission. Learn from the human, serve and protect. Live in their world, earn their respect. Family of heroes will be your allies. The others were made robots and disguise. Rescue bots, go to the rescue. Give it to me, a heroes indeed. Rescue bots, go to the rescue. Rescue bots. Grazie del salvataggio! Non riesco a capire, capo. Non finisce le frasi e continua a spruzzare. Furto di tecnologia, delinquenti giovani. Mi sa che Miles ed Evan sono tornati a colpire a Griffin Rock. Ci conviene... Portami a casa. Papà è fuori combattimento. Per un po' niente missioni. Perché? Non ne vedo il motivo. Papà è malato, all'influenza e per anzianità il comando ora lo assumo io. Oh, fantastico. Sottoscrivo il sarcasmo di Cody. Scusate, ma cosa vuol dire avere l'influenza? È come la prima volta che ho volato. Questo manuale sulle malattie terrestri ci aiuterà. Sintomi dell'influenza: spossatezza, febbre e naso che cola. Il naso che cola! E poi cosa fa? Si stacca! È così? In altre parole, un terrestre malato produce di meno. No, al contrario. Il capo produceva e come? Una sostanza che si chiama muco. Ne ho preso un campione, lo volete vedere? Non è pericoloso, no, vero? Grazie, no, io non ci tengo. Io invece sì. Bene, squadra, attenzione. Abbiamo la prima emergenza con me al comando. Tubo del gas rotto in centro. Autobot, hanno bisogno di noi. Oh, cavolo, ma lo volevo dire io. Ciao, Cade. Dal momento che papà è ammalato, esco io con Chase. Così avrei la squadra al completo. No, mi spiace. Per andare su questo mezzo devi essere alto almeno così. Troppo lento. Sarò piccolo, ma non vuol dire che non posso aiutare. Invece è proprio così, briciola. Per un intervento così devi essere grande e forte. Ma se ci tieni, ti sfido a braccio di ferro, ok? Ci sto. Questo non mi sembra il momento di giocare. Abbiamo un'emergenza. Dammi un secondo. Pronto? Partenza e via! Oh, accidenti, mi stai battendo! Oh, invece no! Hai perso. Ascoltate, Heatwave, tu! Spegni gli incendi. Bravo. Chase, piazza le transenne. Certo, come da procedura standard.
Graham e Boulder, andate a riparare il tubo. Cade, smettila di dare ordini. Sappiamo il fatto nostro. Se fosse come dici, tu avresti già previsto uno sbarramento per impedire il passaggio delle persone. Ricevuto, signor Capitan Brontolone. Capitan Brontolone! Divertente! Un altro incendio! C'è bisogno... Lo so! Piena potenza! Energize! Tu invece cosa fai? Io? Io faccio il capo. Ciao, Cody! Giusto in tempo per aiutarci ad assemblare l'induttore di stasi? Spero di riuscirci. I ladri sono scappati con una parte dell'attrezzatura che mi serviva. E che cosa fa quello strumento? Se dovesse funzionare, niente. Proprio così. La stasi è un'assenza di attività. L'induttore è pensato per bloccare un oggetto nel tempo e nello spazio. È come mettere pausa sul DVD. In un certo senso, sì. Vedi, l'induttore di stasi è una specie di frigorifero molecolare. Gli oggetti colpiti dal suo raggio smettono di invecchiare. Pensa alle incredibili possibilità. Con questa tecnologia, le banane, per esempio, possono restare mature per anni. Anche per decenni. E un giorno, grazie all'induttore, gli esseri umani smetteranno di invecchiare. Quindi ci ritroveremo tutti a mangiare delle banane antiche? Bello. Però mi sembra che manchi qualcosa. Il telecomando è acceso. Cody, tutto a posto? Sì, sto bene. Io non ne sarei così sicura. Wow, qualcosa vi ha fatto rimpicciolire. Direi piuttosto che è il contrario. Sai, Cody, secondo me è meglio se ti guardi allo specchio. Affascinante. Direi terribile. No, è fantastico invece. Papà, ascolta, quella non è stasi. Sì, hai ragione. Quella è soltanto una delle funzioni. Il dispositivo deve avere due parti. Una che invecchia e l'altra che inverte l'invecchiamento. Messe insieme, queste due forze si compensano a vicenda, generando la stasi. Ma quindi, Doc, io un giorno sarò così? Secondo lei quanti anni ho adesso? 25, 30? E quanto sono alto? 1,80? Oh! Direi quasi 1,85 m. Che ne pensate dei baffi? Se devo essere sincera, mi sembri un criceto. Papà, fallo subito tornare come prima. Ti prometto che farò tutto quello che posso. Ma ho il sospetto che per riuscire a invertire la crescita improvvisa di Cody sia necessario il pezzo che ci hanno rubato. Vuoi dire che finché non si riesce a trovare quel pezzo, Cody rimarrà così? Guardatemi, è grandioso! Forse no. Provo a invertire la polarità. No, non c'è fretta! Sì, invece. Non vedo l'ora di farmi vedere da Cade. Essere grandi spacca! Cavolo! Anche la gravità è una forza che spacca, sai? Beh, ma questo è per bambini. Ciao! Oh, cavolo! Fermo dove sei, intruso! Calma, Chase! Guardami bene! Sono Cody! Identità confermata. Tuttavia, il tuo aspetto e la tonalità vocale sono cambiati drasticamente. Sono migliorato, vero? Ehi, hey, Cody, cos'è successo? Perché hai gli scaldalabbra come il capo? Credo che si chiamino salva starnuti, oppure anche acchiappa briciole. Dove li avevi tenuti nascosti? Nel naso? Lasciate perdere i baffi! Guardatemi! Sono grande, forte, mi sono trasformato in un uomo! Sì, bravo! Trasformati in un camion e poi ne riparliamo. E dai, non avete mai sognato di essere più alti? Io ho già abbastanza difficoltà così come sono. Quando hai le nostre dimensioni, qualche centimetro terrestre in più non fa differenza. Non è solo questo. Ora sono ufficialmente adulto. Aspetta! Significa che hai chiuso con i giovani pionieri? A cosa servono? Gli adulti fanno avventure vere. Cody è cresciuto. Ci vorrà un po' di tempo per abituarsi. Ah? Cucù, chi è? Cody, non fare il bambino. Lui non è più un bambino. Certo, come no. È fantastico, purché sia una cosa temporanea. Perché è temporanea, vero?
Non lo so. Ehi, ma guarda un po'! Ecco dove erano finite le caramelle avanzate da Halloween. Sei più grande di noi. Lo so, e mi piace. Dai qua. Troppo lento, Cade. Ma guardalo, da mezza cartuccia ora è una cartuccia intera. Sono soltanto diventato più alto di te, non so se mi spiego. Centro emergenze? Arriviamo subito. C'è un problema in centro. Un grosso problema con un razzo. Botto di soccorso, preparatevi a uscire. Abbiamo un'emergenza. Io vado con Chase. Sono grande abbastanza, giusto, Cade? Chi la fa l'aspetti? In effetti, Cody sembra il nostro fratello maggiore. Tecnicamente, dovrebbe assumere lui il comando. Però se ci tieni, possiamo fare a braccio di ferro. Oh, come sei maturo. Questa musica è forte, vero? È un'esperienza nuova per me. I tuoi gusti musicali sono un po' diversi da quelli del capo. Cody, perché l'aumento di massa corporea ti rende tanto felice? Se non sei stato piccolo, non puoi capire. Da grandi si possono fare un sacco di belle cose. Ad esempio? Arrivare sul posto prima di Kate. Posso parcheggiare qui? Affermativo. Primo, cerca il punto cieco. Secondo... Parcheggia. Ce l'avete messo. Non è del governo. Credo che sia del signor Cullen, appassionato di astronomia. A quanto pare l'ultimo lancio non ha funzionato. I pali stanno per cedere. Dobbiamo recuperare quel razzo subito. Ci sono 100 kg di carburante nel serbatoio. Se lo agitiamo, rischia di incendiarsi. E l'esplosione causerebbe dei danni terribili. Lo solleviamo noi con il gancio e poi lo gettiamo in alto mare. Problema risolto. Ok, adesso andate no, Kate. A... È impigliato. I cavi elettrici possono innescare una scintilla e boom! Quindi tu hai un'idea migliore? Certo. Prima stacchiamo l'erogazione di corrente e poi spostiamo il razzo. Sì, sono d'accordo. Ok, Cody, l'interruttore generale è in cima a quel palo. Heatwave, userei la tua scala. Non si accontenta di comandare. Ora dà ordine anche al mio robot. Ma lui lo fa con gentilezza. Dovresti provarci anche tu. Ci vado io, Cade. Sono un po' più agile di te. Che cosa? Anche se sei un vigile del fuoco, ti potresti bruciare. Adesso puoi andare, Blaze! No. Ci pensiamo noi. Tu adesso porta quei curiosi a distanza di sicurezza. Sì, ma E se non sei d'accordo, torna a casa. Non è giusto. Ok, signori, allontanatevi. È una questione di sicurezza e dovete obbedire perché io sono un adulto. Sul serio? Non ti avevo mai visto prima d'ora. Anche tu sei uno della famiglia Burns. Hayley, sono... cioè, sono il cugino di Cade. Sono Cole. Sostituisco il papà, cioè il capo, visto che ha l'influenza. Sei gentile ad aiutare Cade. Attenti! Il serbatoio si sta staccando dalla fusoliera! Non riesco! Sta cadendo! Non riparo! Sei un eroe, mi hai salvato la vita! Sì, beh, ecco io... Hayley, tutto a posto, come ti... Tutto bene! Grazie a Cole. Cade, non mi avevi mai parlato di tuo cugino. Dove lo tenevi nascosto? In camera, anzi in cameretta. Ti porto a pranzo, ok? Non serve che mi porti tu, io so guidare. Sei simpatico. È forte, vero? Scusaci un attimo. Vattene a casa. Avrai l'aspetto di un uomo, ma sei un bambino. Comportati come tale. Te la prendi soltanto perché non puoi più darmi ordini. Ah sì? Vuoi mettermi alla prova? Secondo me il capo non approverebbe il vostro modo di fare. Non ho niente contro le prove di forza, ma dopo che avremo finito il lavoro. Andiamo via, Chase. Cade può farcela senza di noi. Sento la mancanza del vecchio Cody, e cioè del giovane Cody. Ehi, Frankie, ti va di uscire?
Non posso, devo aiutare mio padre. Questa è la banana di prova numero 17. Mi sembra chiaro che devo rivedere ancora qualche dato. Vai pure, Frankie, divertitevi. Si è giovani solo una volta. Dico per dire. Stoppata! Riprova! Ti sto stracciando! Ma che bravo! Ascolta, io torno a dare una mano a mio padre. Grazie della visita, ci vediamo presto. Se vuoi, Cody, posso giocare io con te a infilare la sfera dentro il cerchio. No, tu sei molto più alto di me. Non sarebbe divertente. E magari è quello che ha pensato anche Frankie. Ah, grandioso. Cade mi considera un bambino. A Frankie non piace stare con un adulto. Io vorrei tanto tornare normale. Stammi a sentire, Evan. Adesso entriamo. Prendiamo il pezzo mancante e diventiamo ricchi. Con l'induttore di stasi sarà molto facile. Fermi, siete in arresto. Sei sicuro? Noi non abbiamo nessuna voglia di farci arrestare da te. Perfetto, ci ha aperto la porta. Ah, un altro Burns. Ma quanti sono in famiglia? La domanda è un'altra. Ma quanti amici hanno i Burns? Vieni, T-Rex, allarme intrusione! Squadra di soccorso! Stiamo inseguendo Evan e Miles. Servono rinforzi! Sta a sentire, Cody. Non sei grande, di fatto sei un bambino, quindi non puoi fare nessuna richiesta. Quei ladri hanno il pezzo del dispositivo che può farmi tornare normale. Arriviamo subito. L'abbiamo seminato! Vi dice qualcosa il nome terrestre Miranda? Chase, attento! Sì, se riusciamo a strappare un passaggio sul traghetto, siamo salvi, bro! La gita scrocco è finita! Facciamo una prova sul campo. Li semineremo a piedi. Dov'è Cade? Come sta? Si è fatto male? No, anzi, è in perfetta forma. Dai, parla! Di qualcosa ridi! So che vuoi farlo. Mi spiace tanto, Cade. E adesso come glielo spiego questo a Ailey? Dovresti essere contento, i bambini le piacciono. Chase, Heatwave, per favore andate dietro i magazzini. Noi due cerchiamo di stanarli. Sei sicuro di volermi? Hai perso l'altezza, ma sei sempre addestrato per le emergenze. È ovvio. Allora sei in squadra. Tieni, non vorrei che picchiassi quella testolina. Ehi, Cody! Mi presteresti i tuoi vestiti? Tieni, forse ne hai più bisogno di me. Anche essere molto alto ha i suoi svantaggi. Spero che tu abbia portato la copertina. Per voi il viaggio finisce qui, balordi. Di, che cosa credi di fare, nanerottolo? A chi hai detto, nanerottolo?
cavolo! Tocca a te! Adesso! Volete questo? Truffatevi! Oh, oh no! È mio! Lì dentro! Sì! Benvenuti a bordo del Carcere Express. Tenetevi forte. Gli facciamo fare un bagnetto prima? No, Blades. Dai, soltanto i piedi. Ascoltami, Cody, vedi io? A volte mi comporto come uno stupido, ma è soltanto perché... Perché vuole proteggerti. Perché ti comporti come uno stupido con me? Per abitudine. Molto bene, l'induttore di stasi dovrebbe essere operativo tra un'ora. Ah, voglio un'altra rivincita, ok? Ah, la febbre è scesa e mi sento decisamente meglio. Sono operativo. Forse ho ancora la febbre alta.